Benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Paolo Zappatore di techpaolo.it. L'altro giorno un carissimo amico che mi segue sul canale, Lodovico Ferrari, che lo saluto, mi ha sottoposto all'attenzione una distribuzione Linux piuttosto particolare, a differenza di tante altre distribuzioni che sono orizzontali, questa distribuzione è leggermente verticale, ossia è stata creata proprio per assolvere a dei compiti abbastanza precisi, abbastanza specifici. Partiamo dal presupposto che circa 10-15 anni fa venivano utilizzate queste macchinette. Questo è un computer, è un dispositivo della Neuer. E venivano chiamati thin client perché servivano solo ed esclusivamente per fare un lavoro abbastanza preciso, quello di collegarsi a un server e quindi remotizzare il proprio desktop, che sia questo fatto attraverso Citrix, RDP, VNC, eccetera, eccetera, non aveva importanza. Questi sistemi avevano un software che permetteva di fare questo. Col passare del tempo, però, purtroppo la Neuer purtroppo non esiste più, almeno per quello che mi risulta, e molto spesso abbiamo necessità di trovare un software che assolva questa funzione, sia che vogliamo realizzare un internet point, sia che vogliamo creare delle postazioni di telelavoro o quant'altro. E quindi mi ha sottoposto all'attenzione il Porteus Linux, Porteus Kiosk, che è basato su Porteus Linux, ma è una versione modificata affinché possa essere utilizzato sui computer in modalità chiosco, quindi con delle caratteristiche abbastanza importanti. Prima fra tutte, quelle di non memorizzare le proprie sessioni di lavoro, quindi ad ogni riavvio ritroviamo una macchina completamente pulita, priva di ogni traccia di navigazione o di attività. Ne esistono tre versioni: il kiosk tradizionale, che assolve solo la funzione di chiosco, il cloud, che ha un minimo di applicazioni che possono essere utilizzate, il thin client, che sostanzialmente replica quelle che erano le funzionalità di queste macchine, e poi abbiamo la versione server, che può essere utilizzata come postazione master per poter gestire le varie postazioni client, quindi monitorare l'attività e tutto quello di cui si ha necessità di avere all'interno della propria infrastruttura. Ovviamente l'azienda ne propone due versioni. Più importante è quella free, quindi completamente gratuita. Ricordiamoci che parliamo sempre di soluzioni open source, e poi una soluzione a pagamento che ha il vantaggio di avere un sistema di aggiornamenti sicuramente molto migliorato rispetto alla versione free. Ovviamente come soluzione purtroppo non esiste una distribuzione che possa girare su microcomputer, ad esempio il Raspberry Pi. Però hanno la stessa azienda sul proprio sito, di cui vi metterò il link in descrizione, propone una scheda abbastanza interessante basata su architettura Intel. È la RockPi X, se non vado errato, del costo di circa 49 dollari, dove il sistema gira perfettamente. Quindi, come potete ben immaginare, con un costo abbastanza accessibile sarà possibile attrezzare delle macchine per poter lavorare in modalità chiosco. Prima di continuare, ho da chiederti sempre il classico favore di mettere un mi piace al video, ma cosa molto più importante, iscriviti al canale e spunta la campanella per ricevere le notifiche. In questa maniera non ti perderai video di tecnologia, quindi del mondo Linux, elettronica, Arduino, stampa 3D e tutto quello che può interessarti. Prima di proseguire, facciamo andare in onda la sigla, giusto qualche secondo, e vediamo subito questo Porteus Kiosk. Porteus Linux.
qua abbiamo il sito principale di Porteus, è una distribuzione Linux abbastanza leggera, ma quello che a noi ci interessa in questa review è il Porteus Kiosk, ossia è sempre basato sul Porteus ma con delle funzionalità abbastanza particolari. Allora, questo è il sito della Porteus Kiosk e devo dire che si presenta in una maniera abbastanza professionale, abbastanza completo, c'è un supporto abbastanza importante. Nella parte solution possiamo andare a trovare le quattro possibili soluzioni, ossia la kiosk cloud, la thin client e la server. La kiosk è fondamentalmente un semplice chiosco per la navigazione internet, non conserva le sessioni, le cancella. La cloud è un po' come una sorta di Android per cellulare, per computer, però in questo caso ovviamente la base è sempre Linux, ha preinstallato software tipo Chrome, Google Drive, YouTube. Poi abbiamo il Thin Client e questo è veramente eccezionale perché attraverso il Thin Client ha una particolarità, ha già installato all'interno un software, il Remina, lo vedremo tra poco, il quale ci consente di collegarci a server Citrix, i server RDP di Microsoft, gli NX, UNC e anche connessioni attraverso l'SSH, il Secure Shell. L'ultimo è il Kiosk Server, che viene ovviamente distribuito in due versioni, quello gratuito e quello a pagamento dietro un canone, che consente di gestire da remoto le tre versioni di Kiosk, praticamente il normale, il cloud e il Thin Client. E quindi niente, per poterlo scaricare basta andare nella sezione download e abbiamo le varie versioni. E oltretutto c'è anche le istruzioni, cosa molto importante, per poterlo mettere su una pennetta USB sia per chi dispone di un computer Windows che chi ha un computer Linux, quindi con le istruzioni corrette per come creare una pennetta USB avviabile. Ma andiamo subito a vedere come si comportano, quindi andiamo a vedere le varie prove che ho fatto con tutte e quattro le versioni, quindi sia la Kiosk, Cloud, Thin Client e Server. Iniziamo subito con la configurazione della rete, quindi andiamo a selezionare il DHCP, diamo il next perché non utilizziamo il proxy, quindi per saltare l'operazione andiamo sul next e scegliamo quale dei due browser vogliamo utilizzare. Io mi trovo molto più comodo con Chrome, ma può essere scelto anche Firefox. Ci chiede di accettare la licenza, confermiamo le impostazioni e attendiamo che lui si colleghi al sito per scaricare i file di configurazione. E ora lanciamo la vera e propria configurazione del nostro chiosco, che è una configurazione, devo dire, abbastanza completa. Abbiamo diverse possibilità, ossia quello di poterlo recuperare da un hard disk remoto, da una chiavetta o addirittura da un file sulla rete o su internet. Noi andremo con la generazione manuale e come vedete ci sono diverse possibilità che possono essere settate. Quindi la gestione remota del chiosco, la possibilità di collegarsi a un server, gestione del firewall, protocolli, wake online, host name,
abbiamo una infinità di opzioni che possiamo andare a gestire e personalizzare. Queste verranno memorizzate nel sistema nel momento in cui verrà installato. E sono veramente tante le configurazioni che possono essere fatte. Lasciamo tutto così com'è di default, giusto per capire il funzionamento del Porteus Kiosk, e quindi gli diamo Next. Confermiamo le opzioni, disabilitiamo il Porteus Kiosk dagli update, perché ne abbiamo di diversi tipi. Abbiamo disabilitato, abilitato per un mese in modalità free trial, quindi praticamente prova per un mese, e poi nel momento in cui sottoscriviamo un abbonamento lo possiamo fare con l'abbonamento. In ogni caso, il Porteus Kiosk funziona perfettamente anche senza gli aggiornamenti, anche perché vedrete è un sistema molto minimale. Scegliamo l'hard disk dove andare a installare il nostro Porteus, install system, procedi. È un sistema veramente molto minimale, quindi non ha necessità di numerosi aggiornamenti. Il sistema è stato aggiornato e dopo 5 secondi si riavvia. Ed ecco qui che finalmente si è avviata la nostra postazione di Porteus Kiosk. Ovviamente non abbiamo definito la pagina iniziale, lui ci ha aperto la pagina, la loro pagina del loro sito su internet. Come vedete si avvia in automatico in modalità incognito, e la cosa bella è che se io vado su un qualsiasi indirizzo .it, ovviamente Google mi rileva che è la prima volta che mi collego sul loro sito attraverso questo browser. Io faccio la mia bella ricerca, cerchiamo casa e chiudo il browser, e lui che cosa fa? Lui si riavvia e ovviamente riavviando una nuova sessione in incognito cancella tutti i miei dati di navigazione, tant'è vero che se io ritorno su Google, eccolo qua appunto, google.it, lui mi richiederà nuovamente praticamente il consenso dei cookie, quindi significa che sostanzialmente non ha praticamente memorizzato i cookie. Richiudiamo e rimemorizza nuovamente i cookie. Anche sul Porteus Kiosk andiamo a settare la nostra rete, gli diciamo di utilizzare il DHCP, saltiamo la configurazione del proxy, selezioniamo sempre il nostro Google Chrome, accettiamo i termini di licenza, confermiamo la configurazione e lasciamo che lui scarichi i file di configurazione per poter avviare il Porteus Kiosk Cloud. Anche in questo caso abbiamo diverse possibilità di creare delle configurazioni, andremo con il wizard, quindi manualmente, e anche qui abbiamo diverse opzioni che possiamo andare a settare all'interno del nostro chiosco. Lasceremo tutto invariato e gli daremo next, confermiamo la configurazione, non facciamo gli aggiornamenti, andiamo avanti, selezioniamo l'hard disk dove vogliamo installare il nostro Porteus e installiamo il nostro sistema. Il sistema è stato caricato, si riavvia in automatico dopo 5 secondi e quindi caricherà
il nostro Porteus Kiosk Cloud. Il nostro Porteus Kiosk Cloud si è avviato e la sensazione d'impatto è come se fosse un sistema tipo Android per computer fissi. Quindi proviamo ad aprire Chrome e vediamo cosa succede, lo vediamo insieme. Io ancora non ho avuto modo di vedere il Kiosk Cloud, quindi attendiamo che si avvii il Chrome. Considerate che sta andando su una macchina virtuale a sua volta e sto utilizzando l'OBS per registrare, quindi praticamente ci sono delle risorse che sono assorbite dal sistema incredibili, quindi un po' di lentezza è più che comprensibile. Ecco qui che si è avviato il nostro Chrome, apriamo un'altra scheda. Apriamo il sito di Google, accettiamo i cookie, per cui chiudiamo nuovamente Google per riaprirlo successivamente e vedere se ha memorizzato i cookie. Come potete vedere, in questa versione vengono memorizzati i cookie, quindi tutte le sessioni rimangono memorizzate sul Kiosk Cloud. Ovviamente, se si fa l'accesso, si può accedere ai propri file di Google Drive e in ogni caso si ha anche a disposizione un proprio local storage dove andare a scaricare i propri file. E questo è il Porteus Kiosk Cloud, che diciamo sostanzialmente funziona come una sorta di piccolo computer, ovviamente con delle funzionalità molto limitate, non si possono installare applicazioni e quant'altro. Anche per quanto riguarda la versione Thin Client, utilizziamo come rete DHCP, skippiamo il proxy, utilizziamo Google Chrome come browser, accettiamo il contratto di licenza, confermiamo e attendiamo che scarichi i file di configurazione e Chrome per procedere poi alla successiva installazione. Terminato il download, anche in questo caso abbiamo possibilità di caricare eventuali file di configurazione precedentemente creati. In questo caso ne andiamo a creare sempre uno nuovo. Anche qui abbiamo tutta una serie di parametri che possiamo andare a configurare, tranne questi che ritengo, eccolo qua, non sono disponibili per quanto riguarda le funzionalità Thin Client. Quindi andiamo next, lasciamo tutto invariato, confermiamo la configurazione, disabilitiamo gli update, selezioniamo l'hard disk e installiamo il nostro sistema. Installazione completata, i soliti 5 secondi per fare il riavvio. Ed ecco avviato il nostro Porteus Kiosk Thin Client, che a differenza delle precedenti versioni ha tre pulsantoni sotto, uno per mostrare il desktop, il secondo per avviare il Google Chrome. Vi ricordo sempre che
sono software bloccati. Una volta installati, se per esempio vogliamo andare a cancellare la nostra cronologia, come vedete la cronologia è bloccata. Ovviamente lui tende a non memorizzare assolutamente nulla delle nostre informazioni personali, però nel momento in cui non si avvia in modalità incognito fate attenzione. Ma la cosa più importante di questa versione Kiosk Team Client è che è precaricato il software Remina. Il software Remina non è altro che un software client di collegamento RDP, Remote Desktop Protocol, che viene utilizzato prevalentemente sui server Microsoft. Hanno la possibilità, ovviamente, se acquistate le licenze, quindi attivate, poter avviare su un unico server più sessioni desktop, e quindi gli utenti all'interno della propria rete possono utilizzare la connessione RDP per collegarsi al server. Vantaggio dell'RDP è che io installo i software tutti quanti sul server, ho un'unica versione per tutti. Quando faccio l'aggiornamento di questi software sono aggiornati per tutti quanti i client. Quindi, al di là di quelli che possono essere la gestione dei costi, c'è un senso pratico sicuramente migliorato. E questo è il Porteus Kiosk Team Client. Anche qui abbiamo avviato il Porteus Kiosk Server, avviamo la configurazione della rete indicando il DHCP, skippiamo il proxy e scegliamo sempre il nostro browser, nel mio caso sempre Google Chrome, confermiamo ed ecco che si avvia la configurazione iniziale. E qui le cose cambiano, nel senso che abbiamo due possibilità di versioni di server, la Basic e la Premium. Ovviamente la Premium è legata a un canone di abbonamento, la Basic è invece di tipo free. Selezioniamo l'hard disk dove andarlo a installare e installiamo la nostra versione Proteus Kiosk Server. Installazione completata e avviene il classico reboot entro i 5 secondi. Una volta avviato, lui ci fa vedere il pannello di amministrazione, ci fa vedere i vari client, il loro stato e così via. Ovviamente noi non abbiamo nessun client avviato e quindi nella lista non ci appare assolutamente nulla. Ovviamente per questa versione server avrei dovuto fare tutta una serie di configurazioni, il che mi portavano via eccessivo tempo, per cui le vediamo direttamente attraverso il video che viene proposto all'interno del Proteus Kiosk nella versione server. E proprio in questa sezione del sito, oltre a mostrarvi le immagini che vi sto facendo vedere, vi sono tutta una serie di informazioni e configurazioni che sono necessarie a realizzare sulle macchine affinché il sistema venga correttamente configurato. Spero che anche questo video possa esserti tornato utile, specie se svolgi l'attività professionale di installatore o di sistemista. Sicuramente è una soluzione che va provata, va testata e chissà che non possa essere proposto a qualcuno dei tuoi clienti. Purtroppo anche il video di oggi è terminato e ci rivediamo ad un prossimo video.